We should look for a new investor. Mora doesn't grow on trees. Speed of light! Eccoci qua, come ricorda il buon Matsuya, iscrivetevi figliuoli, iscrivetevi e buonasera a tout le monde. Come state? Spero stiate bene.
Benvenuti dalla mia Keqing, che vi saluta con una sculata. Hip hip, a chiappe. Come state? Bentornati a un'altra puntata di Genshin Impact, che sto facendo dalla bellissima Liyue per un semplice motivo, per semplicemente spiegare un attimino come funzionano le sinergie del gioco, come funzionano i personaggi del gioco, come costruire un buon team in base alle vostre necessità, che artefatti scegliere, che strategie scegliere, come mescolare e rimestare i vostri team, basandosi su tutti i personaggi, non su tre o quattro personaggi, ma proprio su tutti i personaggi. Perché sono domande che mi vengono fatte costantemente nei chiacchiere, sono domande che mi vengono fatte costantemente anche quando gioco Genshin Impact, e sono domande a cui stasera daremo una risposta, non dico definitiva perché i personaggi ne usciranno altri, ma comunque abbastanza significativa. Tra l'altro il team che vedete qua adesso, il mio team Waifus, in realtà non è un team calcolato particolarmente attorno alle sinergie, anche se comunque è piuttosto forte, ma semplicemente attorno alle Waifus, specialmente a questa Waifu qua, che è la più figa di tutte. Ora, partendo proprio da Ningguang come base, perché mi sembra una base alquanto notevole da cui partire, sì, ho letto la risposta di MiHoYo al problema delle resine e mi sembra un po' una presa per il culo. L'hanno nella 1.1 la allargano. Frison, non so che dirti, nel senso, ripeto, per parlare bene di una cosa bisogna conoscerla. lo dico un sacco di volte, l'ho detto anche ieri, ragazzi, che sto sul cazzo un sacco di gente, ma la gente, se vuole capirne dei videogiochi, deve seguire me. Non è che c'è da girarci molto attorno in Italia, me ne dispiaccio, vi giuro, mi dispiace tantissimo come cosa, una cosa che mi intristisce terribilmente, dover essere quello che magari sta anche sui coglioni alla gente, ma che sei costretto a seguire per avere informazioni dettagliate sui videogames. Ma ahimè, codesta è la situazione. Quindi, visto che appunto le informazioni dettagliate sui videogiochi ve le dobbiamo dire, ve le diamo su Genshin Impact. Come detto, e parliamoci molto molto, esattamente, non devono aumentare la resina, devono diminuire il tempo di ripristino. Anche il risponde alle casse, che a quanto pare non esiste, è un problema. Pare che esista, non esista, non si capisce, vabbè, si scoprirà. Che cazzo mi è uscito, vabbè. Comunque, partiamo dal team building, partiamo dalle cose serie, perché come detto Genshin Impact è un gioco che si basa in larga parte sui personaggi e sulle loro abilità. Una cosa vi voglio precisare istantaneamente, ok? Questa cosa qua che vedete qua sotto è la tier list dei personaggi, ok, di Genshin.gg, che è uno dei siti più seguiti di Genshin Impact ed è anche abbastanza utile, ha delle build passabili sui personaggi e quant'altro. Vedete tutto questo? Prendetela, cartatela, buttatela nel cesso e non guardatela mai più, ok? Perché questa tier list è una merda. Ora, è vero che Diluc, Fischl, Keqi e Keqing sono eventi, sono personaggi estremamente forti, assolutamente, ma questa tier list, a parte che già vi dovrebbe far capire molte cose il fatto che è completamente diversa dalla tier list cinese, dove tipo Ningguang e Lisa sono A, Jean è tipo B, Kiki è B addirittura, per dire, Xingqiu è A, Bennett resta B, Beidou sono tutti A, gli unici che sono veramente bassi sono Amber e Barbara, che viene considerata addirittura D nella tier list. Normalmente loro la calcolano calcolando il generale, quanto sono utili in esplorazione, quanto sono utili nell'abisso, quanto sono utili con i boss. Ma la verità è che questo già di per sé è una stronzata, perché per quanto possa essere bello in esplorazione un personaggio, e ad esempio Keqing è un personaggio fantastico in esplorazione perché si teletrasporta e vi aiuta tantissimo, la sua effettiva utilità nell'abisso, grazie per l'iscrizione di Hateful Pippo, dipende quasi esclusivamente dal piano in cui questo personaggio si trova, perché i piani dell'abisso sono estremamente specifici, tanto da costringervi alle volte a prendere dei personaggi sottolivellati solo ed esclusivamente per le resistenze elementali, e dall'effettivo potenziale di danno che hanno, che è enorme per quasi tutti i personaggi.
Ad esempio, Noel viene considerata un personaggio di merda. La realtà è che Noel è quasi immortale se la buildi in un certo modo e se la setti in un certo modo. Ma ora tolgo dalle palle sta tier list che serve a poco un cazzo e vi spiego perché i personaggi sono in realtà tutti viabili in questo gioco. Non ce ne sono realmente, a parte la povera Amber che appunto è un po' sfigatella, non ce ne sono realmente non viabili. E no, il Traveler non fa cagare Fear the Nerd Blood. Grazie per l'iscrizione da Kin. Il Traveler è in realtà un personaggio che, andando avanti, ecco adesso ho perso l'iscrizione, andando avanti diventerà sempre più forte perché ad ogni aggiunta di ogni nuova regione lui acquisisce un elemento. Il Traveler è l'unico personaggio nel gioco che può usare tutti gli elementi, grazie per l'iscrizione Master Naos. Adesso ne può usare due, può usare Geo e può usare Anemo, ma che sia Anemo che sia Geo, il Traveler è comunque un personaggio abbastanza forte. Soprattutto è un personaggio, è l'unico personaggio a cui la costellazione va avanti con l'Adventure Rank e le quest, mentre tutti gli altri dovete trovare i doppioni. Quindi il Traveler è la vostra unica certezza di trovare un personaggio con la costellazione completa. Per chi non sapesse cos'è la costellazione è letteralmente uno skill set che si riempie in base ai doppioni che trovate, che vi potenzia determinate abilità o passive. Alcuni personaggi, in particolare Ningguang, che io ho trovato un'altra volta come doppione, Ningguang è uno di quei personaggi che quando arriva alla costellazione al massima è devastante, perché ci sono dei personaggi con delle costellazioni che non li gonfiano tantissimo e dei personaggi con delle costellazioni che li potenziano enormemente. Uno di quelli recenti, Klee, in particolare è un personaggio che con un 3-4 punti di costellazione è devastante, ma essendo un 5 stelle è molto difficile appunto trovarla. Giocando free to play purtroppo le costellazioni sono un problema, nel senso che giocando free to play tu non puoi avere tantissimi personaggi. Quando hai un 5 stelle ad esempio trovare una costellazione è quasi impossibile. Infatti Mona, Keqing, io le ho ma non ho la costellazione. Ho soltanto loro due come 5 stelle e non ho nessuna costellazione perché ho trovato soltanto loro due come 5 stelle. Ma questo non vuol dire che un 5 stelle con costellazione 0 non sia potenzialmente fortissimo e che comunque un team non possa essere strutturato attorno a dei personaggi 5 stelle. Ok? Ma parliamo dei personaggi in sé. Perché le tier list fanno schifo? Perché le tier list purtroppo non considerano l'utilità dei personaggi all'interno delle composizioni dei team e non considerano la potenza dei personaggi con i giusti artefatti. I personaggi, ragazzi, hanno due cose principalmente. I talenti, che ricordatevi di livellarli. Io non li livello, io ne ho livellato poco quelli di Ningguang, ma quando li livellate, perché mi manca un libro della prosperità, grazie per l'iscrizione Tonks, ma quando li livellate si potenziano e aumentano i danni dei vostri personaggi e l'effetto dei loro talenti, quindi questi li potete livellare ogni volta che salite. Il livello del personaggio, quello più alto che ho è Keqing, che ce l'ho a livello 70, e gli altri ce li ho tutti attorno al livello 60. Le armi, che sono importantissime, vanno livellate. Ne ho soltanto una a livello 70, che è la prototype Rancour. Le altre ce l'ho attorno a livello 60. Devo portare a livello 70 anche quelle. E gli artefatti, che sono il fondamentale assoluto. Ora vedete che io Keqing l'ho buildata con un set completo di un singolo artefatto, che è il Gladiator Spinali. È considerato uno degli artefatti migliori per quanto riguarda il danno, ma in realtà Keqing non è necessariamente buildabile solo così. La potete buildare in tanti altri modi differenti. Nel caso di Ningguang invece ho due artefatti che vengono poco usati, che sono gli Archaic Petra, grazie per l'iscrizione Captain Jack, e i Brave Art, mentre invece Mona ha due pezzi di Noblesse Oblige e due pezzi di Exile per l'Energy Recharge. Invece Porella, lei ha due pezzi di Gambler, che è molto forte in realtà, e due pezzi di Wanderer's Troop, ma in realtà lei vorrei il Thunder Striker 7, che purtroppo ho trovato soltanto una piuma bella e tutto il resto non ho trovato un cazzo, perché gli artefatti sono l'inferno in questo fottuto gioco e purtroppo trovare degli artefatti decenti è molto molto difficile, soprattutto trovare dei set completi, perché il problema degli artefatti è uno e uno soltanto. Gli artefatti ve li droppano buoni solo dal livello avventura 35 in poi, li droppate nei domain, li vedete qua, quelli dei set, grazie per l'iscrizione di Close Drive. Se c'è il fiore non vuol dire che droppa solo il fiore, vuol dire che droppa tutto il set di quel tipo nel domain, ok? Alcuni domain li potete fare solo dall'Adventure Rank 35,
E li droppate ad Adventure 35 solo di livello viola. Per quelli rari dovete essere Adventure Rank 40. E comunque, anche se vi droppano, purtroppo c'è la sfiga che un artefatto può essere del set che volete, può essere il pezzo che vi mancava, ma può essere comunque una merda perché ha le statistiche sbagliate. E quindi voi entrate tutti allegri negli artefatti e dite: wow, che bello, mi è droppato il Crimson Witch of Flames che mi serviva proprio perché ci e vi dà punti vita, che è una merda, e quindi questa clessidra non vi serve a un cazzo. O vi droppa, non lo so, Lava Walker, vabbè, è una merda di suo. Vi droppa Sundial of Enduring Jade con Energy Recharge, che può ancora essere utile, ma per una DPS non va bene, perché lo vorreste probabilmente con più critico o più attacco. Quindi, magari vi droppa... Già è difficile che vi droppi il pezzo, in più quel pezzo deve avere le fottute statistiche giuste, e in più ha delle sottostatistiche che sono randomizzate ogni 4 livelli, che rende ancora più difficile trovare il fottuto artefatto che vi serve. E quella è una roba che mi fa... vi fa girare alquanto i coglioni. Ogni tanto però vi va di culo. Ad esempio, io a Xiangling vorrei metterle 4 pezzi di Crimson Witch of Flames. Decenti me ne sono droppati soltanto 2. Questa è Energy Recharge, attacco, e me lo sono fatto andare bene. Questo invece è attacco crit rate, elemental mastery, attacco percentuale. Questo è una cazzo di manna dal cielo, non so come ho avuto il culo di dropparlo. E poi ho un Noblesse Oblige che a lei non serve relativamente a un cazzo, ma ha Pyro Damage Bonus. E questa roba qui per lei è una manna di Dio. Una manna di Dio. Laddove invece Keqing c'ha questo bellissimo artefatto pentastellato con l'attacco. È vero, ha difesa, difesa e HP nelle secondarie, che mi fa girare la minchia, ma è comunque buono perché ha attacco e va bene così. E ce lo teniamo e me lo piglio e va benissimo. Ora però... parliamoci molto molto sensatamente. No, la prototype Rancour non mi serve particolarmente Ruka con Xiangling, perché mi è droppata una lancia molto migliore, perché io Xiangling la faccio mista e ho la Dragon's Bane. La Dragon's Bane è la miglior lancia che ci sia per Xiangling se volete farle fare dei danni, perché fa il 24% di danno in più se un nemico è affetto da Pyro. E io lei non la voglio fare full support, la voglio fare mezza support, mezzo DPS. È vero, le metterò un Crimson Witch of Flames completo, ma adesso vi spiego esattamente come funziona, perché sto facendo certe scelte a livello di team e cosa dovete fare. Ogni personaggio, come vi dicevo, ha delle specifiche caratteristiche, delle specifiche specialità. Ci sono dei personaggi che sono dei DPS puri estremamente forti, che Qing, Razer, Ningguang sono dei DPS della Madonna, e ci sono dei personaggi che invece sono costruiti attorno al supporto. Fischl può essere anche una DPS, ad esempio. Xiangling anche, ma loro sono considerati dei personaggi che vengono chiamati o support o element setter. Vuol dire che sono personaggi che settano l'elemento in gioco, e questo gioco ha dei bonus elementali che si moltiplicano in base all'elemento che utilizzate. Spesso e volentieri i vostri team li dovete costruire attorno alle combinazioni elementali che potete fare con i vari personaggi e a quanto danno possono fare. Ci sono dei personaggi che bypassano questa cosa perché hanno dei buff che non conta l'elemento, buffano proprio tutto e tutti i danni di tutto. Uno di questi personaggi è Mona, che è un support. Barbara è un support healer, nel senso che è una che cura e basta e fa questo. Noelle è un tank healer che può fare anche la DPS. Ci sono vari personaggi, appunto. Venti è considerato un support element setter perché fondamentalmente setta l'elemento anemo, che fa un sacco di robe allucinanti. Ora, l'elemento, come detto, è molto molto importante. Due cose in primo luogo. In un team, molti probabilmente, nella maggior parte dei casi, quando fanno i team, mescolano tutti gli elementi e mettono un personaggio per ogni elemento. In realtà, spesso e volentieri, all'interno di un team, conviene mettere due personaggi dello stesso elemento. In base a ogni due elementi uguali, i personaggi non solo guadagnano più energia e quindi possono spammare di più i loro poteri speciali, che già è una roba molto molto forte, ma in più hanno effetti variabili in base all'elemento. Due personaggi fuoco, ad esempio, in un team fanno dei danni allucinanti perché si aumentano il danno tipo del 15%. Anche i personaggi geo, se non erro, si aumentano il danno. Due personaggi d'acqua, non mi ricordo che cazzo fanno, ma avevano un altro effetto, forse rigenerante, forse difensivo. Mentre invece due personaggi elettro, oltre ad aumentarsi l'energy recharge, creano delle sfere elettriche che infliggono elemento più spesso.
Comunque sono molto, è molto molto forte, cioè sono combinazioni spesso molto molto forti. Piccola, piccolo reminder, se voi tenete premuto su un personaggio potete spostarlo dove cazzo volete nel team, non dovete per forza fare switch, basta che tenete premuto sopra e la mettete un po' dove cazzo volete, Ningua, anche Xiangling, dove cazzo volete. Elemental Resonance è una statistica un po' particolare, ora vi spiego anche le statistiche ragazzi, perché la percentuale, quello che voi vedete negli artefatti, spesso e volentieri, è l'attacco percentuale. L'attacco percentuale va a influenzare il vostro attacco base, cioè i vostri colpi normali, non l'attacco in generale. Se volete influenzare il danno elementale, deve essere la cosa che dovete avere è il vostro elemento col bonus percentuale. Per aumentare il danno elementale del vostro personaggio, che di norma è soltanto sul goblet, quindi soltanto su questi artefatti qua, dovete prendere Electro Damage Bonus o Fire Damage Bonus o Geo Damage Bonus, ok? Elemental Mastery, che non è Elemental Resonance, è Elemental Mastery, non influenza il danno elementale, influenza il danno delle reazioni. Il che vuol dire che se fate una reazione, elettricità-fuoco, elettricità-acqua, elettricità-ghiaccio, più Elemental Mastery avete, più quella reazione esplode forte. Capito? Quindi Elemental Mastery su certi personaggi in team elementali serve ed è utile, infatti io ho un elmo molto alto con Elemental Mastery alta, ma dovete inserire personaggi con Elemental Mastery all'interno di team che hanno altri elementi che fanno delle combinazioni. Se mettete un personaggio con Elemental Mastery altissima all'interno di un team che non ha un elemento che possa fare reazione, questa statistica qua non vi serve a un cazzo di niente, ma proprio di nulla. Ok? Niente, non vi serve un cazzo. Attacco percentuale è invece una cosa che viene quasi sempre presa con grande gioia per un semplice motivo. Perché attacco funziona su tutti i personaggi indipendentemente dal personaggio. Quindi se pompate l'attacco andate sempre sul sicuro. E l'altra cosa è il critico. Tutti i personaggi fanno critici che aumentano i danni. Danno critico e percentuale di critico ovviamente migliorano tanto i danni di un personaggio. Infatti ad esempio... lui non mi ricordo se ha, no, questa è Energy Recharge, perché non ho trovato niente di meglio in realtà, mi sembra che sia, non mi ricordo quel cazzo era, vabbè, lui comunque ha il set del Berserker che gli dà crit rate 12%, 12% in più di fare critico, che schifo non fa, e lei ad esempio sulla maschera ha crit rate che è il 23%, che non è affatto male, tra l'altro sta maschera è fantastica in tutto tranne che per l'Elemental Mastery. L'Elemental Mastery è particolarmente inutile per i personaggi Geo, purtroppo qua mi è droppata, non ci ho potuto fare un cazzo, ma i Geo non fanno reazioni con gli elementi, quindi se avete Elemental Mastery 300 su un personaggio Geo non vi serve a un cazzo, lasciatelo perdere. Elemental Mastery è una statistica completamente inutile per Ningguang o per Noel, non vi serve a niente. Non fanno reazioni offensive, fanno solo reazioni difensive, quindi Elemental Mastery sul Geo non serve a una minchia. Invece è già più utile su Mona, anche se ce l'ho bassa, perché in realtà Mona la utilizzo in un altro modo, ma dopo vi spiegherò. Come vi dicevo, considerando, grazie per l'iscrizione Fargo Canada che credo che uscirà adesso, come vi dicevo, i personaggi vanno utilizzati per le loro forze, le loro debolezze e per le combinazioni elementali. Avere due personaggi dello stesso elemento nel team è quasi sempre conveniente, tranne quando andate nel cosiddetto Spiral Abyss, dove ci sono dei piani, dove ci sono dei nemici con delle resistenze elementali specifiche, e lì avere dei personaggi con quattro elementi diversi è utile perché gli rompete gli scudi e li ammazzate più facilmente, ma... tolto lo Spiral Abyss, nel gioco è quasi sempre conveniente avere in team almeno due personaggi dello stesso elemento, per la questione della ricarica che vi dicevo e per i bonus che si danno. Come detto, due fuoco e due elettro sono quasi sempre le combo migliori, due Geo sarebbe una combo della Madonna se non fosse che purtroppo nel gioco al momento i Geo decenti sono soltanto Ningguang e Noel, non hanno una grande sinergia tra di loro e quindi questa combinazione sarà veramente devastante solo ed esclusivamente quando arriverà Zhongli nella prossima patch. Zhongli che tra l'altro buffa i danni dei personaggi Geo, quindi tenetelo a mente. Io mi sto tenendo i wish, non sto facendo i wish sul banner di Klee, non perché Klee non sia un personaggio molto forte, ma perché per il team che voglio costruire Zhongli è 100 volte meglio come DPS e quindi devo aspettare che mi arrivi Zhongli, il banner di Zhongli che è già stato leakato, che arriverà dopo Klee, aspetto di fare i wish lì, sperando di non avere la sfiga che ovviamente avrò, ovvero che c'è il 50% di prenderlo e il 50% di non prenderlo, arriverò alla PT90, mi dropperà un raro e mi dropperà o un'arma o un altro raro che non mi serve un cazzo. E sarà tutto bellissimo. Trovo un'altra mona, non sono neanche scontento, Luca, perché faccio la costellazione, però mi girerebbe un po' la minchia se non mi droppasse Zhongli, vi dico la verità, perché sto aspettando proprio per quello. Zhongli è rotto, Zhongli è completamente
completamente rotto. Ma adesso andiamo a vedere i personaggi e cosa dovete fare nei team. Come detto, i team hanno due build principali. Ogni team dovrebbe avere normalmente, se possibile, un damage dealer, uno o due support setter e un healer e un guaritore. Non deve essere necessariamente puro il guaritore, perché l'unico guaritore realmente puro nel gioco è Barbara, che il gioco vi regala. Se arrivate prima della 1.1 all'Adventure Rank 20, Barbara ve la regalano. Barbara però è una merda. Non nel senso che sia un personaggio poco utile, è molto utile, perché nello Spire Abyss non potete mangiare cibo e quindi lei è l'unica cosa che vi cura certamente, senza problemi. Lei è una healer pura, lei serve solo a curare, non fa danno, e infatti la maggior parte della gente la builda utilizzando questo set, che tra l'altro vi regalano completando le missioni degli achievements, grazie per l'iscrizione Guki, che è il Maiden Beloved, che aumenta l'healing. Lei la buildate solo healing. Lei la si può buildare danno in realtà. Se le date pyro damage, le date anche a lei gambler, le date comunque dei set di artefatti che aumentano l'elementale, lei fa dei danni della Madonna, esattamente come tutti gli altri. Ma essendo un personaggio con delle skill prevalentemente votate alla cura, non è conveniente usare Barbara in un altro ruolo, e per questo la maggior parte della gente giustamente la fa guaritrice, perché tanto lei può stare anche a livello 40, le mettete un po' di punti vita perché cura in base alla percentuale di punti vita che ha, e quindi buona. Le date un botto di punti vita, non muore mai e cura tantissimo. La fate entrare solo per curare, poi la fate uscire dal cazzo e fate i danni con gli altri tre. E va benissimo. Quindi Barbara in qualunque team ci sta bene, anche se come personaggio offensivo fa schifo. Passiamo ai setter. Uno dei vantaggi del gioco è che i giocatori free to play hanno avuto per molto tempo il banner di 20. Ora il banner di 20 non c'è più, tristemente. E il banner di 20 vi dava, con grande probabilità, questi tre personaggi qui, di cui ci sono Xiangling e Fischl. Fischl nella 1.1 ve la regalano con una quest, quindi prendetela. Xiangling ve la regalano quando superate, mi sembra, il terzo livello del terzo piano dello Spire Abyss. A me sono droppate più volte loro due, perché droppavano con molta probabilità nel banner di 20. È un po' alto il volume del gioco, adesso lo abbasso un attimino, ragazzi, così. Sì, infatti era altissimo. Come dicevo, mi sono droppate varie volte a livello a 4 stelle. Loro sono probabilmente le due migliori element setter del gioco. Ok, facciamo che entro con Xiangling. Loro sono tra le migliori element setter del gioco perché fanno una cosa molto molto semplice. Loro piazzano un minion che scatena l'elemento. Nel caso di Xiangling è un orsacchiotto, nel caso di Fischl è Oz, che è questo corvo che sta in campo un botto. Sono fortissime perché letteralmente loro in campo non devono neanche combattere, loro possono entrare, fare piazzare il loro minion e uscire e infliggere elemento, e la loro super infligge ancora più elemento, perché lei con la super di fuoco fa un tornado allucinante che dura per un botto e permane indipendentemente dal personaggio, continuando a girare in giro e continuando a infliggere fuoco, mentre invece Fischl mantiene Oz a terra per un botto di secondi, ma proprio per tantissimi secondi. E veramente Fischl è forte anche come personaggio se la buildate DPS, ma Oz è tipo una delle abilità più rotte del gioco, perché sta giù veramente 20 secondi, lo potete rinnovare costantemente, lo rinnovate 3 volte, lo rinnova anche la sua super, fa danni ad area quando sta a terra, fa danni ad area quando colpite e continua a colpire i nemici anche quando switchate il personaggio, e toglie un botto. Toglie uno sfacelo. Quindi avere Fischl, veramente, vi basta piazzare il corvaccio e siete a posto. E quindi sta bene in qualunque team. Perché? Perché elettricità e fuoco stanno benissimo assieme, perché fanno una reazione che si raddoppia il danno. Se non erro dovete partire prima col fuoco e poi con l'elettricità per fare il doppio, se no è 1.5 l'aumento. Però in generale in qualunque team stanno bene. Quindi loro due, un healer e un DPS qualunque, è un team che funziona perfettamente. Ma ci sono altri element setter nel gioco. Cambiamo e torniamo momentaneamente alla pagina della tier list di Genshin GG. E andiamo ad esempio su Chongyun, Xingqiu, Lisa, ok, e Keia, e anche Bennett, che va assolutamente considerato.
Questi persona e Kiki, vabbè, Kiki se ci avete il culo di dropparla, buon per voi, perché è la migliore healer del gioco. La sua cura scala con il danno, quindi fondamentalmente le potete buffare. Le dareste in realtà l'exile perché così è energy recharge, però la potete anche buffare solo al danno se la volete fare mezza DPS e funziona. E lei cura tutti e buffa tutti e setta ghiaccio, è comunque fortissimo, anche ghiaccio con elettricità funziona. Ecco. Migliori element setter del gioco ci sono anche Chongyun è fantastico perché piazza un campo Kryo che fondamentalmente rende tutti gli attacchi di quelli con le spade, le lance e le spade doppie ghiaccio. E appunto congela un po' chi cazzo vuole. Se lo mettete in team con un qualunque personaggio acqua, congelate tutti e è una figata. Xing Q è un personaggio molto sottovalutato. Io ce l'ho, ma non l'ho mai buffato perché non è pensato per il mio team. Grazie per l'iscrizione, Cile. Xing Q è un altro personaggio della Madonna perché evoca delle spade che diminuiscono il danno che prendete, vi curano quando vengono rotte. E in più la sua super praticamente evoca delle spade d'acqua che attaccano con dell'attacco d'acqua elementale, indipendentemente da chi attacca, e quindi potete fare doppio elemento. E lui ha una sinergia incredibile perché fondamentalmente la sua super setta attacchi d'acqua a chiunque, e se avete degli elementi che fanno reazione con l'attacco acqua, fate dei disastri. Lui è estremamente forte se lo appaiate a questo specifico personaggio qua, che è Razor. O che Ching, un qualunque personaggio DPS elettro con Xing Q funziona alla grandissima, ok? Quindi è super una bomba. Il problema di Xing Q sono soltanto i cooldown, esattamente, Ruka. Il problema è che Xing Q ha delle abilità fortissime che però purtroppo ci mettono un botto a ricaricarsi. Chongyun setta ghiaccio ed è fantastico per settare ghiaccio, uno dei migliori del gioco per settare ghiaccio, e messi in combinazione loro due rompono i culi, ma lui anche con Mona. Lisa, molto sottovalutata, in realtà fa dei danni allucinanti ad area. È lenta a settare le abilità, ma lei setta elettricità molto facilmente. Fa dei danni di elettricità assurdi. Le danno sempre il Noblesse Oblige e l'Exile. Sbattetevene completamente il cazzo di quello che vi dice la tier list. Perché Lisa è considerato uno dei personaggi di tier più alto in Cina per un semplice motivo. Perché se la settate con l'artefatto giusto, e l'artefatto giusto è questo qua. Dove cazzo sta? Dove minchia è? Ah, qua sotto, aspettate. No. Eccolo qua. No, non è il Thunder Shooter. È il Thundering Fury, che dà bonus all'elettricità e aumenta il danno causato da tutte le reazioni. Oppure le date Thunder Fury e Gambler assieme, che aumenta l'elemental skill damage del 20%. Lei devasta tutto. Devasta tutto, è disastrosa. E invece la considerano un personaggio debolissimo. Invece i cinesi, visto che era popputa e un sacco sexy, l'hanno usata e hanno scoperto che fa dei danni allucinanti. Fa tipo 7 volte il danno dell'attacco base. Se le aumentate il danno elementale, fa 20.000-30.000 di danno con un critico. E sono botte veramente, veramente allucinanti. Ok, questo per Lisa. Ma la verità è che appunto stavamo parlando di element setter, anche Keia setta l'elemento. Keia è un personaggio un po' così, non è nulla di superlativo, ma la sua abilità vi porta ad essere circondati da dei cristalli che settano elemento e quindi ghiaccio lo setta molto molto bene. Amber purtroppo ha delle abilità scarse, ma anche lei può settare fuoco volendo. Uno dei migliori e dei più sottovalutati purtroppo tra i support element setter è questo qua, che io lo vorrei tanto trovare, lo trovano tutti perché un 4 stelle droppa un sacco, e io come uno stronzo non l'ho mai droppato neanche una volta e lo voglio perché mi serve per il mio team, ed è Bennett. Bennett purtroppo non viene considerato come supporto, ed è giusto che venga considerato come supporto, ma ha una delle super più forti del gioco. Bennett aumenta con una percentuale del suo attacco base, quindi aumenta con tipo il 70% del suo attacco base. Se lui ha tipo 500 d'attacco, vi dà 340 di attacco in più, ok? Chiunque abbia più del 70% dei punti vita che sta nell'area della sua super. Quindi lui buffa il danno di chiunque se fa la super, di tantissimo, di un bordo li buffa. E se avete meno del 70% dei punti vita, vi cura finché non ne avete il 70%. Quindi è un healer, che vi cura tra l'altro in percentuale che maggiore in base a quanti HP ha. È un ottimo damage dealer perché fa veramente tanti danni in realtà di fuoco lui. E poi ha una delle migliori super del gioco, che è il Fantastic Voyage.
Questo personaggio è fortissimo in combinazione con qualunque altro DPS fuoco, perché appunto già si aumentano il danno a vicenda, e in più lui li buffa e li cura, e con qualunque altro personaggio in generale, perché li buffa e li cura. Una delle combinazioni più devastanti del gioco, in assoluto, è, ed è il motivo per cui lo voglio io, è Bennett-Mona. Perché Mona fa la stessa cosa in modo differente. Mona è un personaggio... aspettate che tolgo qua... Mona è un personaggio la cui super, la very sexy Mona, la cui super non solo blocca i nemici piccoli, ma debuffa per 4 secondi i nemici, aumentando il danno che viene inflitto a tutti i nemici di una percentuale molto molto elevata. Se voi fate la super di Bennett, che dura circa 12 secondi, e subito dopo fate la super di Mona, e subito dopo fate una super a danno ad area di qualunque personaggio, il buff al danno è di più del doppio, 2.5, 3 volte il danno. Questa cosa è particolarmente devastante con personaggi che normalmente non vengono buffati. Quella combo lì, la combo Mona-Bennett, è una combo disastrosa e devastante con qualunque personaggio offensivo che fa molti danni in poco tempo. Ma è particolarmente devastante con un personaggio che è quello che vedete qua adesso, che è Ningguang. Ningguang, essendo Geo, viene molto sottovalutata, è considerata tier C, in realtà dai cinesi tier A, è in realtà il single DPS più forte del gioco. Non c'è nessun personaggio che con la super e con l'attacco caricato faccia più danni di Ningguang, ma lei viene considerata scarsa perché non fa reazioni elementali, perché è Geo. Se però buffate la sua super con Mona e la buffate con Bennett contemporaneamente, ogni colpo di quelli che tira lei fa il triplo del danno. Se fate i critici, fondamentalmente lei tira delle mine allucinanti, tipo da 6.000-7.000 a cristallo, e spara letteralmente 10 cristalli a ricerca su qualunque stronzo. Su singolo bersaglio Ningguang è forte in generale, con quella combo lì è devastante. Primo esempio di team molto molto forte, Bennett Mona Ningguang è una base devastante per qualunque team. È una base fortissima, funziona relativamente bene anche nello spare all'abyss, tranne quelli in cui ci vogliono determinate resistenze elementali specifiche, tipo il piano 7 che è un disastro per Ningguang. Però in generale è una combo fortissima. Però come detto, non è che se fate la super di Keqing col buff di Mona e Bennett è poco debole, o che il buff di Mona e basta o di Bennett e basta non siano forti. Sono comunque buff devastanti. Quindi tenete a mente che basta un Bennett o una Mona in un team con Ningguang o un qualunque personaggio che faccia danni elevati per avere dei buff molto seri al danno. Quindi Mona è un personaggio anche lei consigliatissimo. Tra l'altro Mona c'ha questa cosa che piazza costantemente acqua. Acqua è un elemento molto forte, ma se lo fate sparire con... se fate reazione con l'elettricità fate 1,5% in più del danno. 1,5% di danno in più. Se lo fate col fuoco purtroppo la consumate. Ma col fatto che lei continua a piazzarla col suo doppelganger, fondamentalmente non la consumate mai, perché lei la piazza in continuazione, quindi non ha mai quel problema. Quindi vedete che ci sono un sacco di modalità per fare i personaggi, per fare tantissime cose fighe con i personaggi. Vi faccio un po' di esempi. Altra cosa che non ho toccato qui, ma che è assolutamente importante toccare, i personaggi a Nemo, che è il motivo per cui Venti è rotto a merda, per cui un sacco di gente comunque usa il Traveler a Nemo, e per cui un sacco di gente usa Sucrose e dice che è sottovalutata. Sucrose è un personaggio che ad esempio viene sottovalutato tantissimo. Li ho definiti degli element setter anche loro. È la verità. Settano elemento, ma settano elemento vento. Vento è un elemento un po' particolare, perché vento non fa reazione con i personaggi, con i vari personaggi. Ma vento fa lo swirl, che è un effetto che amplifica gli effetti elementali di tutti gli altri elementi. Ora, è molto importante avere un personaggio vento in un team elementale, se volete fare delle reazioni elementali devastanti, perché i personaggi vento hanno un artefatto che si chiama Viridescent Venerer, è un altro di quelli che droppano. Quando lo avete a 4 pezzi, aumenta il danno da swirl del 60% e diminuisce la resistenza agli altri elementi del 40%. Se avete un effetto swirl ad area con questo artefatto qua, avete vinto tutto. Avete vinto tutto. Spaccate il culo a tutti. Quindi, avete presente che prima vi dicevo
Un esempio di team molto molto forte è Fischl più Xiangling. Ecco, un team ancora più forte è Fischl, Xiangling e 20. Perché Fischl e Xiangling piazzano elettricità e fuoco. 20 fa un cazzo di tornado che risucchia tutti i nemici, amplifica col Viridescent Werner tutti gli elementi e fa un disastro. Quel team qua è particolarmente forte nel quando andate nell'abyss, perché nell'abyss, come detto, ci sono un sacco di nemici con resistenze elementali e in quel cazzo di tornado non c'è resistenza elementale che tenga perché spaccate tutto. E infatti 20 sta bene ovunque, tranne che appunto, come scrive l'Adepso, col Geo. Perché 20, fondamentalmente i personaggi vento non li dovete mettere con i personaggi non elementali. Come detto, è questo il punto. I personaggi Geo sono potenzialmente molto forti, ma li dovete mettere all'interno di un team che li supporti. Quindi un team con Mona e un team con Bennett, perché li rinforzano. Da soli sono decenti, ma non potete metterli in un team elementale con gli element setter, perché non vi servono un cazzo con i team Geo. Salvo che non facciate quattro pezzi di Archaic Petra, che in realtà è un set che quando create gli scudi aumenta il danno di un elemento, e a quel punto potreste buildare Ningguang come supporto, continuare a fare scudi e in base al colore dello scudo che prendete potenziate gli elementi di quelli che li utilizzano. Solo che è un team molto situazionale e io non ve lo consiglio. Ningguang è quasi sempre meglio utilizzata come DPS, ok? Ci sono tantissimi team quindi che potete fare, sempre molto molto funzionali. E poi ci sono i DPS, che sono quelli più facili da utilizzare. Di Luke, dove lo piazzate rompe i culi. Conviene anche lui mettergli l'artefatto Crimson Witch of Flames, perché Di Luke fa tantissimi danni elementali, ma Di Luke toglie tantissimo, è il miglior DPS del gioco. Keqing è fortissima, la potete fare col Guardian, la potete fare col Thunder Fury, la potete fare con un misto dei due set, però lei farà sempre tantissimi danni e indipendentemente dal team in cui la piazzate è fortissima. Poi ha anche dei colpi che la rendono invulnerabile per molto molto tempo quando sparisce, quindi comunque è anche utile difensivamente. Razor fa soltanto una cosa. Razor fa un fottio di danni, non vi serve nient'altro, però a quello serve Razor. Gli fate fare un fottio di danni. Xiangling la potete buffare anche al danno, non deve per forza necessariamente fare il support, può essere un ottimo DPS. Fischl ha attacco velocissimo e aumenta la percentuale del danno quando ha la costellazione a 3. Lei fa tantissimi danni con l'arco, è l'unica che fa tantissimi danni con l'arco. Noelle la potete buildare DPS, ma con personaggi strani ci vogliono artefatti strani. Volete buildare Noelle DPS? Le dovete mettere questo set di artefatti qua. Il Retracing Bolide, che droppa dai domain. Questo qua è il set che metterò a Zhongli, perché anche Zhongli si fa lo scudo. Ok? Questo, quando avete uno scudo addosso, vi dà il 40% di danno caricato, dei colpi caricati e normali in più. È un botto di danno extra. Un botto. Ma dovete avere sempre uno scudo. Noelle ha sempre addosso uno scudo. Sempre. Zhongli avrà sempre addosso uno scudo. Questo è un artefatto che è fatto apposta per quei personaggi lì. Ci sono degli artefatti che sono molto specifici, ragazzi. Maiden Beloved è inutile con chiunque altro non sia Barbara, ma su Barbara è perfetto. Retracing Bolide, perfetto per Noelle, sarà perfetto per Zhongli. Se volete fare Ningguang support, 4 pezzi di Archaic Petra, la volete fare DPS, 2 pezzi, 15% di danno Geo in più. Noblesse Oblige è perfetto per i support che buffano. 4 pezzi di Noblesse Oblige vi danno un bonus del 20% dell'attacco quando fate il burst. Vuol dire che è perfetto per Mona, perché aumenta il suo buff, ed è perfetto per Bennett. Ed è perfetto anche per Xing Q, perché oltre a darvi la cura, a darvi la difesa e a darvi gli attacchi d'acqua, vi dà anche il bonus attacco se gli date 4 pezzi di Noblesse Oblige a lui. Quindi comunque sono set molto specifici. Fischl elementale, le mettete il Thunder Fury, eccetera eccetera eccetera. In base al personaggio dovete scegliere cosa fare. Tra l'altro viene molto sottovalutata anche su Crows, perché viene considerata una 20 sfigata, una versione sfigata di 20 fondamentalmente, ok? Di base, cosa succede?
Il, no, è molto più sbrocco di Barbara Razor. Rucca, come ti ho detto, è molto più sbrocco Razor Xing Q, perché Xing Q fa anche danno d'acqua mentre infligge acqua, mentre invece Barbara infligge soltanto wet e fa soltanto la reazione elementale. No, con gli artefatti non mi è andata malissimo, ma non mi è andata neanche bene l'adepto, perché li ho farmati come un bastardo. Adesso dopo vi faccio vedere, Però di base, un personaggio che viene molto sottovalutato appunto è Sucrose. Sucrose viene considerata budget 20. In realtà Sucrose ha due vantaggi su 20. È più scarsa di 20, ragazzi. Ve lo dico molto serenamente, cioè 20 è uno dei personaggi più forti del gioco e avercelo vuol dire avere uno dei personaggi più forti in assoluto in un team elementale, che è abbastanza facile da fare, come vi ho detto. Sucrose fa più danno potenzialmente di 20 perché la sua super continua a dare delle bordate, ma non risucchia tutti i nemici pur amplificando gli altri elementi. Fa più o meno quello che fa 20, facendo più danno lei ma meno danno nel complesso. Però lei è un 4 stelle e quindi è molto più facile da trovare di 20. Quindi se a lei le completate tutta la cazzo di costellazione, fa molto più male lei di un 20 con costellazione 0. Quindi è vero che 20 è rottissimo ed è molto molto meglio, però anche lei, le piazzi Viridescent Venerer, è fortissima e toglie tantissimo. Tra l'altro questo artefatto lo potete mettere tranquillamente anche sul Traveler Anemo, funziona lo stesso. Jeanne è un po' diversa, nel senso che Jeanne cura, Anche lei infligge tecnicamente Swirl, quindi potete mettere anche lei Viridescent Venerer, che comunque funziona se la fate supporto, però lei funziona benissimo anche come DPS healer. Dipende da come la volete fare. Io Jeanne la builderei supporto e le metterei Viridescent Venerer, perché così cura e mi fa la reazione elementale. Però lei è forte anche con Noblesse Oblige, è forte col Gladiator, è forte con un misto. Jeanne è forte perché in generale, come la metti, è fortissima. Però Jeanne ha una sinergia incredibile con un altro personaggio che pochissimi calcolano e sbagliano, che è la Loli. Klee è nuova, è un personaggio che fa dei danni mostruosi e elementale pura. Le dovete mettere il Crimson Witch of Flames senza neanche pensarci, o comunque Crimson Witch e Gambler per il danno al massimo. Klee fa dei danni ad area terrificanti, tra l'altro è l'unico personaggio di fuoco il cui attacco normale, al di fuori di Diluc che ha lo spadone, rompe Geo, quindi rompe le barriere. Lei è terrificante e con Jeanne è particolarmente terrificante perché Klee lascia a terra delle bombette. Quello che molti non sanno è che le bombette restano a terra per un po' e Jeanne le può attirare e sparare con la sua E. Jeanne ha questo attacco che risucchia i nemici e li spara via, ma Jeanne risucchia anche le bombette di Klee. Voi potete prendere tutte le bombette di Klee e usarle come proiettili con Jeanne, ed è super, super sinergico, perché di base le aggiungete il danno da Swirl, quindi l'effetto Swirl, e in più le solleva e le spara, quindi le potete riposizionare. Sono super rotte loro due assieme in team, è veramente una combinazione di team fortissima. Comunque, vi do qualche combo di personaggi potenzialmente molto forte, ok? In generale, se volete fare un team, in base a quello che trovate, ok? Come detto, Mona Bennett buff con chiunque altro, con Ningguang in particolare. Mona Bennett Ningguang rotto, ma Mona Bennett in generale con qualunque grosso damage dealer spacca i culi. Diluc spacca i culi, Keqing spacca i culi, con chiunque spacca i culi. Sono i core praticamente. Fischl Xiangling, core elementale, con chiunque spacca i culi. Spacca i culi di più se ci avete 20 o Sucrose come combinazione. Anche Xiao quando arriverà. Ci sta bene anche Jeanne, ma 20 e Sucrose in quel team qua è più forte, in generale. Come DPS di norma conviene metterci o Razor o Keqing per avere Fischl che si ricarica più velocemente, o Diluc o Klee per avere appunto Xiangling che si ricarica più velocemente. Ma di base funzionano. Ecco, Beidou non ne abbiamo parlato. Beidou è un altro personaggio che viene super sottovalutata, è una damage dealer fondamentalmente elettro che funziona però facendo i counter. Beidou la dovete buildare critico, perché se la buildate critico elemento, Beidou fondamentalmente fa dei counter anche da 16.000 a 20.000 con una botta. Toglie meno di Keqing e toglie meno di Razor, ma Beidou è a sua volta un personaggio rottissimo, ragazzi, se la volete utilizzare. Quindi non la sottovalutate. Poi tra l'altro Beidou è fichissima, cioè Beidou è proprio super fica come personaggio. Di norma la si builda Gladiator, ma anche lei la potete buildare mista Thunder Fury Gladiator o solo Thunder Fury e funziona lo stesso. Comunque,
Stavamo dicendo le combinazioni. Combinazioni molto forti. Xing Q Chongyun. Lui infligge acqua, lui congela tutti. Barbara Chongyun, lei infligge acqua, lui congela tutti. Mona Chongyun, lei infligge acqua e buffa il danno, lui congela tutti. Occhio, quando fate questa combinazione, come DPS mettete o uno con lo spadone, quindi o Diluc o Razor, o un Geo, perché c'è un effetto che si chiama Shatter, che non viene spiegato molto bene dal gioco. Quando un personaggio viene un nemico viene congelato e voi lo colpite con uno spadone a due mani o con un attacco Geo, lo shatterate e aumentate la probabilità di fargli i critici futura. Quindi gli fate un fottio di danni extra, però dovete avere per forza o uno con lo spadone o uno con un Geo. Quindi se fate Xing Q Chongyun, come DPS o usate Razor, o usate Razor, o usate Diluc, o usate Ningguan, o usate Noel. Questi qua, o Beidou, che ha anche lei lo spadone, in generale, ok? Però in generale Chongyun congela tutti quanti. Anche la stessa cosa la fa Keia. Cioè Xing Q Keia, Barbara Keia, Mona Keia funziona, ma Keia è in generale molto meno forte di Chongyun. Quindi se volete congelare la gente, Chongyun di norma è una scelta migliore, proprio perché piazza questa area di congelamento che permette a tutti di fare danni da ice. E quindi se volete congelare fa dei disastri. Occhio, perché Chongyun vi elimina l'elemento se attaccate nella sua area, facendolo diventare ghiaccio. Quindi non utilizzate personaggi con attacchi elementali all'interno dell'area di Chongyun. Quindi conviene metterlo quasi sempre in un team col Geo, che non sono elementali, almeno aggiungono un elemento. Altre combinazioni molto molto forti: Razor Xing Q, come detto, è super sinergia, perché fanno l'elemento, infliggono continuamente l'elemento e Razor fa tantissimo danno. Razor è un personaggio particolare perché deve stare molto in campo, perché fondamentalmente si trasforma e deve devastarsi. Ah sì, anche Kiki ovviamente congela tutti, se, però come detto Kiki è rara da trovare, quindi cura anche, però anche Xing Q Kiki, Mona Kiki è fortissima come combo, assolutamente. Altre combinazioni forti: Xiangling Klee Diluc con un qualunque animo, quindi fuoco e vento, sempre forte. Fischl con qualunque personaggio che infligga acqua molto molto spesso. Mona Fischl, combinazione molto forte. Anche Mona Beidou è molto forte perché le pompa i counter in modo terrificante ed è molto pericolosa Beidou. Altre combinazioni forti, vabbè, come detto, Keqing e Diluc sono talmente forti che fanno i carry, cioè sono dei personaggi che da soli vincono le battaglie da quanto cazzo tolgono, quindi questi dove cazzo li metti sono forti. Anche Jean in un modo o nell'altro lo fa. Xiao sarà una roba così. Ecco, i personaggi che arriveranno. Child non lo so perché è molto strano, sembra sia molto flessibile ma non è che mi stuzzichi particolarmente. Zhongli che sta per arrivare e Xiao che sta per arrivare sono rottissimi. Zhongli è rottissimo con Ningguang, è fatto apposta per andare con altri personaggi Geo, perché è un personaggio che fondamentalmente ha un'abilità che paralizza gli avversari e aumenta la percentuale del danno Geo che gli fate. Quindi se voi fondamentalmente avete Mona che buffa, poi fate la super di Zhongli e li paralizzate anche, poi fate la super di Ningguang, il bonus ai danni è allucinante. Vale la stessa cosa per Bennett ovviamente, sono devastanti. Ora però vi ho spiegato un po' come funzionano i team, vi ho spiegato un po' come funzionano i personaggi. Come detto è tutto molto complesso ragazzi, ma dopo un po' ci arrivate. Con Noelle il danno esplode, esatto, e l'Adepso, quindi comunque come vi dicevo la scelta degli artefatti è ottima. Gli artefatti li prendete appunto di norma quando andate nei domain. Quando avete queste cazzo di resine che vi si sono ricaricate, andate nei domain e potete cercare o i materiali che vi servono per potenziare la roba o gli artefatti che vi servono. Ora, a me serve il Thunder Fury. Andiamo a cercare di droppare sto fottuto Thunder Fury. Dobbiamo andare in... dove cazzo stava il Thunder Fury? Che non mi ricordo. Ecco, sta qua. Al Midsummer Courtyard. Andiamo ad affrontare il Midsummer Courtyard. Il problema è che voi avete una probabilità su... 10 oggetti di trovare sto cazzo di Thunder Fury. Se vi va di culo vi droppa due pezzi, se vi va di sfiga non droppate niente. La probabilità è bassa e come detto se droppate il pezzo con le statistiche sbagliate siete fottuti. Vi costa comunque 20 punti di resina che vi fa girare il cazzo. Qua ho bisogno del Pyro. Sì, ah, qua tra l'altro se uso gli elettro muoio, perché questo qua è un... Occhio, perché questo è un dungeon dove se usate la reazione overloaded con l'acqua e l'elettricità prendete danni. Quindi anche Keqing la dovrò usare non elementale perché sennò mi ammazzano. Sì, esatto, vedete, quando Electro Charge distriggered venite colpiti, invece Vaporize fa fare danno agli altri. Quindi fuoco e acqua benissimo, elettricità e qualunque altra cosa molto molto male, molte molte botte. E sono tutti d'acqua, quindi fondamentalmente sì, pigliano tutto.
Vedete che Ching si spara le sue mazzatine. Boom, boom, boom. Fuoco. Vedete che Xiangling setta l'elemento. E adesso vi faccio vedere la combo. Mona. Missili. Sono di 9 livelli sopra i miei. Sono quasi morti tutti. Ne sono rimasti soltanto 2. I danni sono allucinanti. Ecco, mi sono preso danno perché ho fatto la cazzata e ho piazzato Electro Charger perché mi sono dimenticato. Anche Xianling fa dei buoni danni, soprattutto quando infligge elemento. Keqing però qua la può fare perché nella super è invulnerabile durante la super, quando usa la super. Quindi può attaccare senza pericolo di ritorsione. Vedete che Keqing fa dei danni allucinanti, anche perché è l'unico personaggio di livello 70 che ho. Questo attacco di Keqing è particolarmente forte, quello doppio, quindi spammatelo quando avete la possibilità di farlo. E ricordate di prendere gli scudi perché comunque vi proteggono dai danni dei nemici. E non è una roba sottovalutabile, ragazzi. Ogni tanto conviene anche... Voilà. Ecco, Ningguang io l'ho settata parzialmente support, perché le ho dato un'arma che cura quando lei fa la super, che non va assolutamente sottovalutata quando non avete un healer. Io di healer purtroppo ho trovato solo Barbara. Gli altri healer sono tutti 5 stelle, non ne ho trovato neanche uno. E quindi mi attacco al cazzo e devo usare per forza un healer alternativo. Vedete, fiamme, fiamme. Mi sto tenendo la super di Mona per i nemici dopo, che sono più pericolosi. Ecco, li ho cancellati tutti dall'universo. I maghi hanno degli elementi specifici che vanno colpiti con determinati elementi per poterli rompere. Nel caso dell'acqua, l'elemento, se non erro, è ghiaccio. Io non ce l'ho, quindi devo utilizzare elettricità e fuoco, che fanno delle reazioni relativamente limitate, purtroppo. Però almeno posso. Ecco, l'unica merda è quando si teletrasportano e tu e ti becchi l'inculata. Questi ammazzateli perché curano e sono fastidiosissimi, ragazzi. Sbagliato, perché stavo facendo Electro Charge. Distrutto, rimane solo lui. Gli facciamo la super per cancellargli lo scudo. Non è servito perché vedete che lo scudo annulla quasi tutti i danni e non ci potete fare quasi un cazzo. Quella roba lì la dovete utilizzare quando gli scudi sono già andati giù. Dove sei? Ecco, Xianglian questo e adesso lo vaporizzo. Ah, Geo rompe abbastanza bene le cose. Che cazzo sei? Cancelliamo dall'universo. Ora lo cancelliamo l'universo, per Dio. Visto? E dicono che Ningguang non fa danno. Ningguang ne fa di danno. È che va buildata, ovviamente. E non è buildata alla perfezione la mia. La mia Mona ha 2 pezzi di Noblesse Oblige e 2 pezzi di Exile. Ma credo che le ammetterò 4 pezzi di Noblesse Oblige, perché la faccio. Ora, se io faccio Claim Rewards, mi costano 20 cazzo di resine. E ora vedrete che mi dropperà quasi sicuramente l'artefatto che non mi serve una minchia. Che è il problema degli artefatti. Cosa mi hai droppato? Adventurer, Homecoming, Homecoming, Adventurer, Adventurer. Mi hai droppato il Thunderbird's Mercy. Occhio, occhio, stiamo molto attenti. Vediamo. Perché forse ho avuto culo. No, perché perdo il Gambler. Però il Gambler lo posso mettere. Cazzo, ah, che sfiga. Perché io adesso ho Survivor of Catastrophe e il fiore. Che va bene. Ma poi di Gambler che cazzo ho? Perché perdo entrambi i pezzi del Gambler. Per avere questo che è buono. Oddio, però posso mettere questo e questo. Posso mettere questo. Posso mettere questo. Posso mettere questo. Ho avuto culo, ragazzi, ho avuto culo. E poi comunque questo non è che sia perfetto. Però ho avuto culo. E poi la piuma. Solo che adesso sono a zero. Ho 2 pezzi di Thundering e 2 pezzi di Gambler, ma devo buffare gli artefatti. E qui c'è l'altro problema del gioco. Buffare gli artefatti vi costa un sacco di soldi. Un sacco. Ho perso tra l'altro la piuma del Gambler che... Oddio, però aspettate, io c'ho anche... No. Thundering Fury, no, soltanto sti 2 pezzi. Ho perso la piuma del Gambler che era fortissima. E la potrei mettere a chi? Che cazzo la posso mettere? Gambler adesso che c'ho il Thunder Fury mi serviva proprio su di lei, ma non me ne faccio un cazzo. Vabbè, niente, no, devo rifare gli artefatti da zero.
Ne esce comunque, ho avuto culo perché normalmente ne esce tipo uno ogni morte di papa. E il problema è che adesso devo buffarli tutti quanti. Perché adesso Fischl è una merda perché non ha attacco. Quindi devo fare Enhance. Però non avrò gli artefatti per farlo. Perché ho pochissimi artefatti da usare per buffarli. Faccio Enhance. E ho pochissimi mora. Ho pochi soldi. Grazie per l'iscrizione, Sidano. Sacrifico questo Instructor per andare subito a 10 qua. Che se non altro mi costa anche meno, almeno vado subito 10 con sto artefatto. Poi bufferò anche questo qua che è a 0. Devo sacrificare degli artefatti che ho già buffato che non mi servono un cazzo. Thunder Sutra non mi serve una minchia, però. Però vedete, ho già finito gli artefatti. Che cazzo faccio? Il Gambler cosa faccio? Lo sacrifico? Cioè il Gambler è un buon set, non mi sembra il caso di buttarlo nel cesso. Anche questo coso qua, buttarlo via mi girano un po' i coglioni. Quindi mi conviene farmare gli artefatti. La mia Fischl sarà estremamente debole per un bel po' finché non potrò farmare degli artefatti per metterla a posto. Però almeno adesso ho gli artefatti giusti, quindi quando li devo buffare, buffo quelli giusti, perché è quello che voglio fare di lei. Cioè, Thundering Fury, due pezzi di Gambler, è perfetto. Finché non mi arriveranno rari, non dovrò cambiarli ulteriormente. Questo lo tengo solo perché ha Electro Damage Bonus. Lei adesso, quando la buffo, è una bestia, perché la buffo in attacco e la buffo in tutto. Però ho avuto culo. Normalmente non vi droppano gli artefatti, ragazzi, non siete così fortunati. Sì, quando arrivi su AR40 i mostri elite te li droppano. Poi a un certo punto io finirò i fottuti soldi. Quindi per finire i fottuti soldi cosa dovrò fare? Dovrò andare alle ley line. Che sono sta merda che ti dà i mora, ti dà i soldi o ti dà altra roba. E non è sempre... O ti dà l'esperienza. Perché l'esperienza la finite e i mora le finite. E quindi non è che potete fare quel cazzo che volete. Tipo adesso io devo prendere dei soldi, vado qua, vado... E faccio il coso. E il problema della resina è questo: non droppano quasi mai gli artefatti giusti. Io adesso ho avuto culo, perché vi assicuro che quel dungeon lì l'ho fatto tipo 15 volte. Mi era droppata solo la piuma e mi è droppato tutto il Thunder Shooter, che è quello della resistenza all'elettricità, che non serve a un cazzo. Solo anche perché li abbiamo messi qui nel gioco, vi dico la verità. Spero mettano un boss con cui sono utili, ma non saranno veramente a niente. Ok, ci vuole solo culo, perché poi magari vi droppa il pezzo ma non vi droppa con le statistiche giuste. Il fiore di norma è una certezza, perché e il fiore e la piuma sono delle due certezze, perché sono sempre punti vita e danno, quindi non possono uscire sbagliati, anche se le sottostatistiche possono uscire una merda. Vi faccio i buchi adesso con il guan, il tempo di ricaricarmi. Ecco fatto, mona, buff, in guan, botte. Morti tutti. Ah, ce ne sono ancora tre. Mi sono usciti adesso. Mi ha tanto più lungo. Oh wow, cosa è esploso qua? Ho fatto un overload. Ah, Ningguang. È vero, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, ragazzi. Ci sono dei trucchi con i personaggi a livello di controllo, che sono molto importanti, specialmente con Ningguang, che sono i cancel degli attacchi. Ecco. Prendiamoci sti soldi, va. Ecco fatto. Tutto sto casino per 44.000 mora, che veramente finiscono in mezzo livello. Perché quando salite sopra il livello 60, tipo fare un livello vi costa 80.000 mora. Questo per farvi capire quanto è lento la progressione. Io capisco che l'abbiano resa lenta apposta, perché sennò tutti avevano i personaggi di livello 90 rotti a merda. Però, ripeto, è davvero troppo lento. Ciao, Garo, alla prossima. Vi stavo dicendo una cosa. Ningguang, se attacca normalmente, attacca a questa velocità. È lenta come la merda. Però attacca facendo danno ad area con costellazione 1. Se tenete premuta una direzione e attaccate, però attacca a questa velocità. È il doppio più veloce. Basta fare lo spam d'attacco con il cancel dell'animazione. Klee fa la stessa cosa, ma dovete saltare quando attaccate. Tipo attaccate, saltate, attaccate, saltate, attaccate, saltate. Con Klee. Con lei non funziona. Con lei basta tenere premuta la direzione. Razor è un altro esempio. Razor è un altro esempio che dovete cancellare l'animazione.
Tipo che Ching, entro con Razor. Razor attacca normalmente molto lentamente, salvo quando fa la sua super. L'ultimo attacco è lentissimo e ci mette un botto a recuperare. Ma potete cancellarlo sia con la sua E, facendo un attacco in più, sia con lo scatto. E poi ricontinuate. Sono robe semplici, ma vi assicuro che a livello di danno vi lasciano molto meno scoperti e vi danno dei bei vantaggi. Non è una roba assolutamente sottovalutabile. Con lo scatto, con la sua abilità, va bene comunque, ragazzi. Ecco, io normalmente quando esploro uso questo team qua, in realtà uso Fischl perché spara, perché servono quelli con l'arco in giro. O Amber, mi tocca usarla perché sono degli enemy che servono apposta per Amber. Però a parte, però appunto i personaggi che uso in esplorazione di norma sono questi. E vabbè, uso Mona perché si muove molto velocemente. Ma la verità è che in questo team, oltre a Mona che corre super veloce, la più utile di tutti è Keqing, perché potete piazzare l'elettro in aria e spostarvi ed evitare le scalate. Ah, un'altra roba con Keqing che non tutti, che vedo non usare a molti. Keqing può farlo in combattimento, teletrasportarsi e fare l'attacco dall'alto ad area utilizzando la sua speciale. Altra cosa che vedo utilizzare a poco, a pochi, 20 è estremamente forte, ma è per un motivo, perché 20 ha questa E che crea queste colonne di vento che ti permettono di volare in aria. Quando voli in aria puoi continuamente saltare e fare l'attacco dall'alto e imitare quello che fa Xiao. Xiao, che è un personaggio che arriverà più avanti, grazie per l'iscrizione Merolone, ha questa abilità che fondamentalmente gli toglie punti vita, ma gli permette di saltare in alto e continuare a fare attacchi elementali vento con la lancia dall'alto verso terra. Lo potete fare con 20, vi permette di farlo con tutti i personaggi, l'attacco dall'alto. L'attacco dall'alto spesso ha un bonus di percentuale danno del 300% ed è devastante, colpisce ad area. Certi personaggi, tipo Xiangling o Keqing o anche Razor, li rende devastanti perché continuano a fare quell'attacco di, in discesa ad area e fanno tantissimo male. 20 lo permette di fare con tutti, però ragazzi 20 è rotto a merda. Cioè a me spiace che non sia droppato, però almeno adesso ho un sacco di wish, tipo nel mio conteggio Wish, io in questo banner qua ne ho tipo 65 e tecnicamente se ne faccio altri 25 dovrebbe dropparmi al 100% un 5 stelle, che spero sarà Zhongli quando esce il banner, ma non ne sono sicuro perché la sfiga c'è il 50% che non esca. Infatti mi accumulerò questi per avere almeno una ventina di Wish quando uscirà quel banner, e intanto sto tirando su sto banner per avere Bennett per la combinazione che vi dicevo prima. Però davvero sì, il counter per i Wish, ragazzi, è segnato nella storia. Non c'è un contatore, però li potete contare, contate le pagine. Io ho fatto 1, 2, 3, ecco, mi è droppata Mona nel banner base, mi è droppata Mona al 78esimo wish, ho 3, 9, 15, me ne mancano 75 per avere la certezza di un 5 stelle nel banner normale. Invece nel banner, quello di 20, dove non m'era droppato un 5 stelle, ma m'era droppata Keqing al terzo wish, non so come ha avuto il culo di dropparla al terzo wish, ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pagine di wish, quindi 60. Toon Wish da Keqing. 61 Wish da Keqing. Pensavo 65 in realtà. Devo fare nemmeno una trentina. Quindi 61 Wish da Keqing. Quando arrivi a 90 ti garantisce il 5 stelle, quindi appunto io quando arriverà il banner di Zhongli pullerò solo lì, anche perché il banner di Zhongli è già confermato che vi fa avere anche Ningguang. Io Ningguang la maino, quindi più volte mi droppa, più faccio la costellazione di Ningguang, più è forte. E Ningguang, ragazzi, quando arriva alla costellazione massima droppa il doppio dei proiettili quando fa la super, quindi già adesso così è forte. Ma se le fate la costellazione massima è rottissima. Grazie per l'iscrizione, zio Poldo. Li vedi in history, Vegadron. Vai in Wish, history. C'è tutto lo storico del tuo banner. C'è il character event, che è il banner speciale. Non importa che cambi, ragazzi, ve lo tiene sempre fisso.
Vi tiene sempre lo stesso numero, non importa se cambia il banner, vi considera sempre l'ultimo 5 stelle che avete fatto. E il permanent, che è quello che fate sempre. Il novice è quello delle armi, invece. No, il novice, scusatemi, era quello speciale con Noel. Quello delle armi non l'ho mai fatto. Però vabbè, ci siamo capiti. Allora, spero che come spiegato sia stato abbastanza illuminante, nel senso, spero che di avervi fatto capire come mai Genshin Impact è un gioco che mi piace a livello strutturale e perché ci sto dietro, di avervi fatto capire un po' come dovete buildare i personaggi. Ricordatevi appunto che le tier list sono merda, è vero, ci sono dei personaggi più deboli, dei personaggi più forti, ma il gioco è strutturato per permettere a chiunque di usare qualunque personaggio e di farlo forte. L'importante sono le combinazioni, sono gli artefatti che utilizzate, sono il buccio di culo che avete per trovarli, quei tutti artefatti, perché purtroppo non è una cosa così scontata che li troviate, e in generale i personaggi forti sono veramente tanti. Purtroppo quando giocate spendendo poco, come ho fatto io, che ho speso solo 10 euro o free to play, è molto difficile droppare i personaggi che volete. Infatti, come vedete dal mio setup, purtroppo manca Bennett e sto disperatamente aspettando che arrivi Zhongli per completare i team. Dovrò purtroppo scartare Razor, però io sono già uno di quelli che ha avuto culo. Spendendo 10 euro ho dei personaggi della Madonna, perché comunque ho Mona e Keqing, ho Fischl e Xiangling, Razor mi è droppato, vabbè, Barbara me l'ha regalata, tutti gli altri vabbè, relativamente. Anche Xingqiu è un buon personaggio, lo potrei utilizzare, però il problema è che non voglio sprecare risorse, perché quando giochi free to play, ragazzi, le risorse sono importanti, quindi non è che potete buildare tutti i personaggi, dovete decidere quali personaggi usare. Concentratevi prima su 4 personaggi, poi pensate a farne di più, però inizialmente concentratevi sui vostri 4 personaggi, perché sennò le risorse non le avrete mai per un cazzo. Io già ne sto buildando 6 e faccio una fatica fottuta, ma concentratevi su 4, massimo 5, sennò è la fine. Finché non vi arriva quello che vi serve, appunto, perché tanto non vi corre indietro nessuno e non siete obbligati a fare lo Spire all'Abyss. Io ho fatto 7 piani dello Spire all'Abyss, ma non c'è bisogno di farlo. Lo potete fare quando avete tutti i team maxati, pian piano andando avanti, tanto è l'endgame quello preferito. Esatto, intanto voi ricordate di iscrivervi, ragazzi, che siamo a 431 stasera, che comunque non è un buon numero, è una cosa che mi rende felice. Ricordate di iscrivervi se vi sei iscritta. Se vi è scaduta l'iscrizione, ricordate di... No, il reroll adesso non lo si può più fare, Dominator. Beh, oddio, si può fare, ma adesso devi fare un nuovo profilo con una nuova mail. Hanno fatto la patch per evitare che la gente rerollasse. Ricordate di iscrivervi, ricordate di followare. Vi si vuole come sempre bene, anche stasera eravate tipo quasi 300 a seguire i miei spiegotti allucinanti su Genshin Impact. Vi si ama alla follia. Al solito, grazie di tutto, ci vediamo domani con qualcos'altro, perché ripeto, Genshin, volevo fare questa live spiegotto perché c'era un sacco di gente che me l'ha chiesta e la voleva, però ripeto, lo riporterò all'1.1, perché portarlo prima non ha senso, perché sennò veramente sarebbe giocare 2 ore per farmare e fare i tiri di dado, però vabbè, non ha senso, nei prossimi giorni porterò altra roba. Vi si vuole bene, un bacione, alla prossima, ciao ciao ciao!